Buongiorno bambini, questa settimana anche una piccola e breve video lezione su musica. Allora, in questo periodo che abbiamo più tempo, vi do un consiglio, visto che a me piace tanto, tanto, tanto ascoltare la musica. Che ne dite quando avete un po' di tempo che non sapete cosa fare, di ascoltare tanta, tanta musica? Che ne dite? Musica di diversi generi musicali, quelle un po' più noiosi, come magari per alcuni di voi potrebbe essere la musica classica, dei generi più rock, più movimentati, più da ballare, come la dance, appunto, il rock, eccetera. Comunque, consiglio è di ascoltare tanta, tanta, tanta musica, come sto facendo io a casa con la mia bimba. Allora, ti piace la musica, Franci? Sì? Bene, benissimo. Allora, sulla board di musica, anzi, scusate, nella parte dei test avete visto che c'era il test Jumbo. Spero che l'abbiate fatto, che vi sia piaciuto. È un modo carino per ballare e allo stesso tempo riflettere sulle parole. Vi carico un altro video, diversi generi di musica, perché in classe con alcuni di voi, anzi con tutti, con tutte le due classi, abbiamo parlato dei diversi generi musicali. Se guarderete questo video di una canzone dello Zecchino d'Oro, della Baby Dance, vedrete che questi tre ragazzi ballano diversi generi musicali, cioè ballano e si muovono al ritmo di musica. In modo diverso, perché ci sono delle musiche più tranquille, delle musiche più agitate. Comunque, ogni genere musicale diciamo che ha un proprio ritmo. Ecco, io vi chiedo di, vabbè, ascoltarla un po' di volte, guardarla e anche ballarla. Per esempio, questa, se guardate anche solo i gesti, quello di prima può ricordare la musica classica, vero? Ma adesso vedrete nel video che compaiono i diversi nomi, i diversi nomi dei generi musicali. Qua è il ritornello, attenti alla mu, attenti alla musica. Ecco qua, twist per esempio, guardate. Ovviamente sentirete poi anche l'audio, ma sul mio computer non si sente. Ma la rumba si balla in questo modo e ci si muove in questo modo. Oppure, adesso compare anche un altro genere, ecco il rap lo conoscete di più e sicuramente alcuni di voi quando ballano si muovono anche così. E questi sono alcuni dei generi musicali che ci possono essere. Ecco, guardatelo, a me piace molto questo video, lo ballo anche con la mia bimba a casa. E provate a scoprire quanti generi musicali ci possono essere. Ecco, in questo video ce ne sono solo alcuni, non ce ne so, non ci sono proprio tutti. Anzi, se vi viene in mente qualche altro genere musicale che non compare in questo video, potete scrivermelo, ok? E potete scrivermelo via chat, d'accordo? Eccolo qua, rock. Guardate, il rock. Ok, per esempio, adesso va di moda la trap, Gali e tutti gli altri musicisti. Ecco, in questo video sicuramente la trap non c'è, però è diventato un nuovo genere musicale. Ok, quindi chi conosce altri generi musicali che non sono citati, che non sono scritti in questo video, me lo può dire. Ok? Bene, vi chiedo di fare questo lavoro sul quaderno di musica. Fate questa mappa con il nucleo centrale, i generi musicali e poi mettete diverse frecce, io ne ho fatte solo quattro, ma i generi musicali sono molti di più, e scrivete tutti i nomi dei generi musicali che avete sentito e visto nel video, ok? Bene, vi ho messo di nuovo questo video, vi ricordate? Noi avevamo l'idea di fare un bellissimo spettacolo finale, un viaggio nella musica. Purtroppo non possiamo farlo. E allora ho pensato di ripassare a casa questa canzoncina.
Come? In che modo? Dunque, innanzitutto troverete anche il video sulla board di musica, quindi lo potrete vedere e riascoltare più volte. Ma come facciamo a casa a suonare senza gli strumenti? Dobbiamo usare la fantasia, quindi forse riprodurre il suono del triangolo è più difficile, quindi magari lasciamo perdere. Scusate, torno indietro e lasciamo perdere il triangolo. Ma i legnetti si possono fare con due matite di legno, per esempio, i sonagli prendendo un mazzo di chiavi, le maracas, basta prendere un vasetto dello yogurt, della ricotta o un barattolo e all'interno metterci della pastina, dei bottoni, delle monete, qualsiasi cosa che faccia un suono che possa ricordare un po' le maracas e il tamburello, basta anche solo battere sul tavolo, come facevamo in classe sui banchi. Quindi provate a suonare, magari una volta ascoltate il brano del Rondò alla turca di Mozart e fate finta di fare i tamburi, successivamente le maracas, i sonagli, le legnette e così via. Così vi esercitate a tenere il ritmo con i diversi strumenti. Ok? Ricordatevi i ta e i titti, mi raccomando, che il suono e la riproduzione è diversa. Ok, vi saluto con quest'ultimo video. Chi ha la possibilità di andare su Facebook a questo link della banda musicale di Benevagenna può andare a vedere e ascoltare questo video che ha fatto la banda musicale di Benevagenna, molto molto spettacolare, perché guardate, a distanza i signori ragazzi della banda musicale di Benevagenna hanno suonato un canto tipico, una canzone tipica di Benevagenna. Secondo me i vostri genitori e i vostri nonni la conoscono, io non la conoscevo. Magari poi quando torniamo in classe approfondiamo e l'ascoltiamo e ci facciamo raccontare la storia di questa canzone da qualcuno. Ecco, ascoltateli perché questi musicanti da lontano, questi componenti della banda musicale, hanno suonato e hanno fatto questo regalo a voi benesi. Guardate, ecco, ho anche pensato di inserirlo perché così riguardiamo alcuni degli strumenti che quel martedì pomeriggio un martedì pomeriggio siamo andati a vedere, a osservare quando la banda musicale ci ha nella sede della banda e alcuni ragazzi ci hanno fatto vedere gli strumenti a fiato, ci hanno fatto vedere le percussioni, gli ottoni, insomma, era stato proprio un bel pomeriggio. Ok, vi saluto in questo modo facendovi gli auguri di San Gottardo, anche se quest'anno non siete potuti andare sulle giostre, e vi abbraccio forte e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao! Vuoi salutare anche tu? Più Ciao. forte che forse non ti sentono. Ciao. Ciao ciao! No, non chiudere però il computer.